Dei bimbi, io li chiamo bimbi perché sono bimbi. Stiamo facendo i suoni del disco, il primo disco del New Skill, che dà nome è proprio New Skill. Cose. Poi c'è tantissimi personaggi che comunque vanno e vengono da questo fondo, però quelli fondamentali sono Giulio, Nicola e Michele, cioè, che non è Michele nostro di Sue Skill, però è Michele il Barba, è lì che sta facendo le foto, si diverte perché quando si registra noi e quando si registra, registrano qui, lui fa le foto, è così. Però mi ha colto tutta la batteria, ma ha sistemato tutta la batteria, sicché se i suoni non vanno è colpa tutta sua, non è colpa mia, cioè, ovviamente. Prova è stata fatta, se no, a fine agosto, inizio settembre, e da qui in un fondo abbastanza piccolo in quel di stagno è nato, penso, il primo pezzo che comunque è presente in forma proprio totale nel disco, a parte l'intro che è molto importante, però è il primo pezzo del disco elettrico proprio vivo, è la prima canzone che noi abbiamo fatto, cioè che è partita con una batteria e poi è continuata con il basso, è entrata la chitarra e poi non so, la voce è venuta dopo, però è nata Adrenaline. What the fuck, yeah! What the fuck, yeah! Il motherfucker. È la prima di solito che è ma non è detto, però non è detto, però io sfido chiunque. No, parti con un gruppo per la prima volta come la prima volta, sei un po' adrenalinico, cioè parla un po' di tutto, della prima volta un po' di tutto, da quando ti trovi a quando monti per la prima volta sul palco e tante cose, che prendi lo strumento in mano con persone nuove in un fondo, comunque persone nuove a livello di io sono con te per la prima volta, io sono con teatro per la prima volta, e poi alla fine dei conti il testo di Adrenaline, cioè la canzone Adrenaline è stata la nostra prima canzone che è venuta fuori. Cioè, io mi ricordo però proprio il testo è venuto fuori il giorno stesso in cui noi bisognava suonare per la prima volta in pubblico, cioè al Surfer Joe, che si suonò per il discorso della compilation di Nirvana, e il testo della line è venuto fuori quel giorno lì.